Buonasera, eccoci qui nella nostra diretta del lunedì. Questa diretta molto molto speciale, potentissima, contenuti straordinari che davvero ti cambiano la vita, letteralmente il destino. Questa sera ti parlo dei concetti più importanti che ho capito tanti anni fa e che mi hanno permesso di realizzare la vita dei miei sogni. Oggi io vivo la vita dei miei sogni grazie a ciò di cui ti parlerò in questa diretta. E tutto questo lo puoi fare anche tu, perché insieme a me già migliaia e migliaia di persone hanno applicato questi strumenti e stanno trasformando letteralmente la loro vita. Tante persone si sono riappropriate del proprio destino, di se stessi, hanno realizzato business, hanno trovato il lavoro dei loro sogni, sono felici, soddisfatti, appagati, riescono a trovare la felicità dentro se stessi, avere relazioni migliori, insomma. Quello che è il tuo desiderio più grande lo puoi realizzare perché si può. Certo, bisogna conoscere gli strumenti perché là fuori è difficile, la vita è dura, però si può fare, questa è la bella notizia e questa sera ti spiegherò come si può e come soprattutto puoi farlo anche tu. Parleremo delle tre decisioni che cambieranno la tua vita per sempre e ti dirò anche che sono aperte le iscrizioni a Dal Sogno al Successo, settima edizione. Ragazzi, siamo alla settima edizione di questo evento. In questo momento mi trovo a Roma dove ho fatto la prima edizione ormai 3 anni fa, quel 16 febbraio che non dimenticherò mai, da dove è rinato tutto e dove tantissime persone da quel giorno hanno letteralmente trasformato la loro vita perché siamo a oltre 8.000 partecipanti in 6 edizioni, quindi un evento ormai affermatissimo. E puoi andare su dalsognalsuccesso.com per registrarti perché sono aperte da questo istante le iscrizioni al prezzo in prelancio. Quindi affrettati a prendere il tuo posto, porta con te le persone che ami perché sarà un'esperienza per te e per quelle persone letteralmente indimenticabile. Emozioni a mille, insomma ci sarà davvero tanto, ma potete leggere i commenti delle persone qui sotto che sono già venute, hanno già partecipato e sono super super contente. Questa sera parleremo appunto di tre decisioni che cambieranno la tua vita perché momenti difficili nella vita capitano a tutti, è inutile raccontarci. Io non sono una persona che, seppur molti fraintendono e lo credono, non sono uno di quelli che te la fa facile, non sono uno di quelli che ti dice dai, fai queste tre cose e la tua vita cambia. Ci vuole un percorso, ci vogliono tanti strumenti e soprattutto ci vuole un condizionamento per applicarli, cioè bisogna ripetere, perché la ripetizione, come dice un grandissimo, è la madre di tutte le abilità. Se vogliamo diventare più bravi in qualcosa, dobbiamo ripetere delle abilità, cioè dobbiamo ripetere delle nuove abitudini che costruiranno in noi nuove esperienze che quindi genereranno in noi nuove competenze, perché la vera competenza, quella che fa la differenza nella tua vita, è data dalla conoscenza più l'esperienza. Bisogna mettere in pratica le cose per ottenere dei benefici concreti nella nostra vita. E quindi momenti difficili ci sono, ma c'è anche un momento. E per me è stato così, quindi ascolta bene, c'è stato un momento in cui tutto è cambiato. E anche nella tua vita c'è un momento in cui tutto cambia. C'è un momento in cui decidi, c'è un momento in cui inizi a fare qualcosa di diverso. In questo momento magari stai cercando qualcosa nella tua vita. Se mi guardi, se segui i miei video, è inutile che continui a raccontartela. Vuoi una vita migliore di quella che stai vivendo? Vuoi ottenere risultati migliori, personalmente e lavorativamente. Magari vuoi più libertà, vuoi più guadagni, vuoi avere un conto in banca che ti dia la possibilità di toglierti quelle soddisfazioni che vuoi toglierti, di magari fare un bel regalo alla tua compagna, al tuo compagno, ai tuoi figli, portarli in vacanza. Magari vuoi più libertà, più tempo libero da spendere con le persone che ami, perché magari passi troppo tempo a lavorare e i risultati che ottieni non sono nemmeno così belli come vorresti. O magari vuoi una relazione migliore, perché alla fine noi viviamo essendo in relazione costantemente con altri. Siamo in relazione con i colleghi di lavoro, con il capo, con i dipendenti, con i familiari, i genitori, i figli, il partner, marito, moglie, compagno, compagna, ragazzo, ragazza. Ed è difficile gestire le relazioni. E quanto ci fanno soffrire le relazioni gestite male, in ogni ambito, in ogni area. Le relazioni sono un argomento molto importante. Io ho appena finito un evento pazzesco di 4 giorni dove siamo andati in profondità e le relazioni poi alla fine le persone le fanno soffrire. Se non sai gestire i rapporti umani, le
vivrà una vita difficile perché viviamo di rapporti umani. O magari vuoi più sicurezza, vuoi sentirti più sicuro perché ti manca questa sicurezza. Cioè non riesci a sentire che nella tua vita sei in guida, cioè che qualsiasi cosa ti viene in mente, senti dentro di te che lo puoi fare. Puoi cogliere nuove opportunità, puoi accogliere nella tua vita nuove sfide. E quanto vale per te avere questa sensazione di autostima, di sicurezza, di fiducia in te stesso? Quanto vale? Quanto può valere? Immagina una vita vissuta con questo livello di fiducia in te stesso. Che vita sarebbe? E quindi mi rendo conto che tutto questo poi alla fine ti porta ad avere maggiore soddisfazione personale. Perché se riesci ad essere più libero, hai più guadagni, riesci a gestire meglio le relazioni, hai più sicurezza interiore, credi più in te stesso, puoi realizzare progetti, idee, cose pazzesche per lasciare un segno in questo mondo, condividere con me che sei anche più soddisfatto. E l'obiettivo della vita qual è? L'obiettivo che ci accomuna tutti qual è? È quello di essere felici, vero? È quello di arrivare alla fine della nostra vita, guardarci indietro e dire: ma che vita pazzesca ho vissuto! Non rimpiango nemmeno un secondo della mia vita, perché ogni cosa mi ha portato qui, ogni cosa avevo gli strumenti per gestire le mie emozioni e per farmi insegnare qualcosa di grande. E allora cambia tutto, allora cambia tutto. Questa è una prima decisione per te. Cosa vuoi fare? Vuoi smetterla di lasciare il destino della tua vita alla tua vita o vuoi iniziare a decidere per te che cosa fare della tua vita? È una decisione che spetta a te e puoi decidere adesso, in questo momento, ascoltando questa diretta, togliendo le barriere, mettendoti in uno stato d'animo giusto, nella posizione giusta per ascoltare attivamente e credere davvero che puoi fare qualcosa di diverso. Che puoi cambiare, perché io ragazzi tanti anni fa non ero così come sono adesso. Figurati se sarei riuscito a parlare davanti a 1600 persone in diretta. Figurati se riuscivo a parlare davanti a migliaia e migliaia di persone. Ero un ragazzo introverso, timido, insicuro, autostima sottoterra. Infatti non avevo passioni, non mi sentivo bravo in niente. Mi piaceva fare un po' tutto, però alla fine non mi sentivo forte in nessuna cosa. Mi sentivo sempre inferiore agli altri, mi confrontavo. Pensavo che la mia vita non avesse uno scopo, pensavo che la mia vita fosse una vita come tante, una vita che non meritava. Questo perché i condizionamenti, fin da quando sono ragazzino, a partire dalla scuola, maestre che mi hanno trattato non proprio alla grande, che quindi mi hanno distrutto l'autostima fin da piccolo, problemi familiari, problemi con i debiti che la mia famiglia ha avuto fin da quando ero ragazzino. Problemi nelle relazioni, problemi nel business perché ho dovuto gestire a 20 anni, dopo che mio padre ha avuto un infarto, l'azienda di famiglia. Mi sono ritrovato a dover gestire cose in quella situazione che ti garantisco non ero assolutamente in grado di gestirla, a gestire cose che non sapevo come gestire. Per quello ho deciso un giorno, ho detto ok, se questa cosa è capitata a me, se sto vivendo tutto questo dolore c'è un motivo. C'è un motivo, l'universo, Dio, Buddha, mettici la cosa che più ti piace, mi ha dato questa responsabilità perché la mia vita abbia un senso. Quindi se oggi stai vivendo delle difficoltà nella tua vita, sappi che Dio, l'universo, la vita, Buddha, mettici quello che ti piace, te l'ha messo nel tuo percorso, proprio per farti evolvere, perché questo è il motivo per cui viviamo. Certo che se non hai gli strumenti per affrontarle, le vivrai da vittima. Infatti, puoi scegliere tre vie nella tua vita in questo momento. In questo momento puoi scegliere. Puoi scegliere di fare la vittima, di recriminare, di accusare gli altri per le tue sfighe, per la situazione che stai vivendo oggi, scaricarti totalmente le responsabilità come facevo io tanti anni fa. E tutto questo dove mi portava? Mi portava alla depressione, mi portava a stare male, mi portava a sentirmi impotente. Provavo a fare qualcosa, magari. Ma non ci provavo veramente, non ci credevo, non lo facevo con lo stato d'animo di chi veramente voleva svoltare e ci credeva. Lo facevo sempre con quel voler dimostrare a me stesso che tanto anche con me non avrebbe funzionato. E dove mi stava portando questa cosa? Sempre più giù, sempre più giù. Oppure puoi cambiare le aspettative che hai nella tua vita. Se oggi la vita che hai non ti piace, cambia le aspettative e abbassale. Però quanto ti costerà questo, arrivato alla fine della tua vita? Forse non sarai soddisfatto della vita che hai vissuto. Perché ti renderai conto che l'hai vissuta sotto le tue reali aspettative. Perché noi abbiamo un potenziale pazzesco, ragazzi. E io quando ho scoperto questa cosa mi si è illuminato il destino, il mio futuro. Io credevo di essere uno sfigato. Un giorno ho capito che in realtà dentro di me avevo delle qualità pazzesche, solamente che non riuscivo a vederle.
perché non credevo in me stesso, perché non avevo trovato ancora nessuno che mi guidasse, che mi spiegasse come vederle queste potenzialità e svilupparle soprattutto. E allora c'è una terza scelta: cambiare te stesso, diventare la persona in grado di gestire la sua vita, di gestire la sua vita, di dominare tre pilastri che ci sono, tre pilastri del progresso, tre pilastri della svolta personale e professionale. Il primo è l'attenzione, l'attenzione ossessionata, l'ossessione verso qualcosa. Quando ho capito che dovevo scegliere su cosa concentrarmi, è cambiato tutto. Mi sono riuscito a settare degli obiettivi nella mia vita, sono riuscito a scegliere, a decidere, a avere il coraggio di prendere delle decisioni coraggiose. E mi sono reso conto che in realtà mi stava sfuggendo tanto davanti a me. Continuavo a perdere focus, davo spazio a persone che poi mi presentavano opportunità, ma che io non riuscivo veramente a cogliere perché mi sembrava di fare qualcosa, ma poi non mi sentivo in guida, sentivo che gli altri decidevano per me, sentivo che non avevo scelto io, allora mollavo. Devi diventare ossessionato, sai di cosa? La prima cosa su cui devi mettere maggiore attenzione sei tu. Io ho capito questo a un certo punto ed è cambiato tutto. Daniele, metti il focus su di te. Adesso la cosa più importante per dare una svolta sei tu. E quindi inizia a leggere, inizia a formarti, fai cose che fino ad ora non hai fatto. Fai cose che fino ad ora non hai fatto. Allora ho iniziato a fare pazzie, sono andato in America a fare corsi, mi sono iscritto a percorsi, mi sono fatto seguire da coach individualmente, ho fatto cose che mi hanno portato fuori dalla mia zona comfort nel modo più assoluto. Mi hanno portato però anche a generare nuove consapevolezze, maggiore fiducia, perché la fiducia in te stesso la trovi quando ti sfidi, quando accogli nuove possibilità nella tua vita. E allora inizi anche a vedere nuove opportunità. Il secondo pilastro è la strategia. Perché mi sono reso conto ad un certo punto della mia vita che non avevo strategie. Avevo tante difficoltà da affrontare, ma mi mancavano i fondamentali. Non sapevo comunicare, non mi sapevo vendere, non ero un leader. E quindi non sapevo guidare gli altri, non sapevo capire gli altri, non sapevo entrare in empatia con gli altri. Non sapevo gestire lo stato. Non sapevo gestire lo stato quando mi trovavo magari in situazioni difficili, dove ero in imbarazzo, dove ero a disagio perché magari dovevo gestire una situazione con persone che non conoscevo. E allora andavo fuori stato totalmente. Mi mancavano le strategie. Mi mancavano le strategie di business, di marketing, di vendita. E magari oggi pensi che queste cose per te non siano importanti, ma in realtà sono il fondamento, perché viviamo in un'epoca dove tutto sta cambiando velocemente. Il mondo cambia in modo rapidissimo, tanti lavori stanno scomparendo, io parlo tanto di queste cose, se mi segui lo sai. Ma non devi sottovalutarle, non devi assolutamente sottovalutarle perché sono scomparsi davvero già ora tanti lavori. E probabilmente anche il lavoro che stai facendo oggi, tra qualche anno non ci sarà più. Quindi devi diventare una persona più capace, più consapevole di gestire tante strategie, una persona indipendente. Questo è il mio obiettivo con te, aiutarti a sviluppare l'indipendenza. Che non è me ne vado via di casa dai miei genitori, non è quella l'indipendenza. L'indipendenza è avere la serenità interiore di possedere le competenze extra, non quello che hai studiato all'università, perché a scuola non ti insegnano queste cose. Non ti insegnano a venderti, non ti insegnano a lavorare in modo efficace, non ti insegnano ad essere più produttivo. Non ti insegnano queste cose qui. Devi impararle tu. Devi accendere il cervello, seguire una persona, modellarla che ti spieghi queste cose, che ti aiuti soprattutto ad applicarle davvero, praticamente, nello stato emotivo giusto. Perché un conto è capire una cosa e applicarla totalmente fuori stato, un conto è capire una cosa e applicarla nello stato d'animo migliore in cui tu ti possa trovare. Cambia tutto, perché ottieni un risultato A nel primo caso, un risultato B nell'altro caso, totalmente un altro destino. E la nostra vita è una questione di millimetri, ricordatelo. Come quando giochi a golf. Un giocatore di golf sa benissimo che quando tira un millimetro più a sinistra, un millimetro più a destra, dopo centinaia di metri, diventano metri di distanza, metri di differenza. E questo vale anche per te nella tua vita. Ora stai guardando questa diretta di questo pazzo che ti urla addosso e stai vivendo la decisione del tuo millimetro. Vuoi spostare la tua vita di un millimetro oppure no? Vuoi prendere una decisione coraggiosa oppure no? Vuoi fare qualcosa di diverso oppure no? A cosa vuoi continuare a dare spazio? Alle tue convinzioni limitanti? O vuoi credere in qualcosa di nuovo? E provare, almeno per una volta nella tua vita, a fare una cosa che non hai mai ancora fatto. A mettere in atto nuova energia, nuove aspettative per la tua vita.
Io non posso darti la certezza al 100%, lo sai perché? Perché non dipende solo da me. Ti direi una baggianata, ti direi una balla. Dipende molto anche da te. Però io ti posso insegnare come si fa. Ti posso mettere nello stato d'animo giusto per farlo. Questo ti do la garanzia al 1000 per 1000. E ne ho la certezza e mi vedi così sicuro perché l'ho fatto con migliaia di persone ormai. Con migliaia di persone con risultati straordinari. Straordinari. Aiutandole a gestire il terzo pilastro del progresso, che sono i conflitti interni. Come fai a vivere una vita piena se non sai gestire le tue emozioni? Noi quando riceviamo uno stimolo, perché la nostra vita è influenzata dalle cose che ci capitano costantemente, cosa fa la differenza? Dove noi possiamo fare un'enorme differenza nella nostra vita? Reagendo. Reagendo in modo diverso da come abbiamo fatto in precedenza. E allora se impari a gestire le tue emozioni, i tuoi conflitti interni, le tue convinzioni, le tue paure, le aspettative, aspettative esagerate che ti bloccano a volte. Bisogna anche moderare le aspettative, perché se aspettative troppo alte a breve termine, resterai deluso. Devi avere aspettative alte a lungo termine. E allora sì che funziona, perché siamo bravissimi a rovinarci la vita. Siamo bravissimi a rovinarci la vita e siamo pessimi a semplificarcela. E pensaci. Quanto sei bravo a lamentarti e quanto ti viene difficile parlare bene di te, parlare bene del tuo destino, della tua vita, del tuo futuro. Pensaci e datti una risposta onesta, mettendoti una mano sul cuore e credendo che oggi è arrivato il momento per te di una svolta, una vera svolta nella tua vita. Di iniziare a gestire anche questi conflitti interni, perché si può fare. Quali sono le tue convinzioni? Cosa credi riguardo la vita? Credi che sia un'opportunità o credi che sia una lotta? Credi sia una battaglia costante o credi sia un divertimento, un gioco, una sfida? Dipende da te. Cosa credi riguardo al lavoro? Che vanno avanti i raccomandati? O che se ti impegni e sviluppi nuove competenze e trovi le persone giuste con cui lavorare perché le sai attrarre, perché emani un'energia positiva, allora puoi trasformare la tua vita e fare il lavoro che ami. Dipende da te. Quello che credi determinerà la tua realtà. Quali emozioni vivi maggiormente nella tua giornata? Vivi emozioni positive o negative? Vive emozioni di alta frequenza. E sappi che le emozioni non ti capitano a caso, perché la tua vita è influenzata da due cose: le cose che ti capitano e come tu reagisci alle cose che ti capitano. E come tu reagisci in quella reazione può fare un'enorme differenza, dipende da te. Certo che se non hai gli strumenti ti verrà difficile, quasi impossibile. Sarà qualcosa di casuale. Un giorno ti svegli e ti senti bene, un giorno ti svegli e ti senti male. Ma da cosa dipende? Ancora non l'hai capito. Io ti aiuterò a capirlo e ti aiuterò a gestire questi stati d'animo. Sarai tu a scegliere in quale stato d'animo mettere in qualsiasi momento. Anche se un giorno sei stanco, potrai tirare fuori energia. Spesso mi dicono: Daniele, ma come fai ad avere questa energia? Ho fatto un evento di 4 giorni, finito qualche ora fa praticamente. Più ho fatto anche una riunione con il mio staff e sono qui con questa energia. Sono stanchissimo, ma riesco a mettermi in questo stato d'animo. Perché so che per te è importante. E so gestire i miei conflitti interni. So gestire anche la mia stanchezza, perché l'energia è qualcosa che generi dentro, come le emozioni positive. Le generi tu, sei tu a decidere. Devi ricordarti questa cosa. Ci sono delle risorse esterne e delle risorse interne. Le risorse interne sono il tuo potenziale innato, e tu ce l'hai lì anche adesso che mi stai ascoltando, anche se credi di non averle, perché hai delle convinzioni che ti limitano. Ti garantisco che sono lì, già adesso, dentro di te. Non deve dartele nessuno. Devi solo avere qualcuno che ti aiuti a vederle di nuovo, a farle emergere da dentro di te, a potenziarle fuori di te. Invece lo sai cosa facciamo? Noi crediamo che siano le risorse esterne la cosa più importante. Credi che nella tua vita faranno la differenza i soldi? Credi che nella tua vita farà la differenza avere più tempo? Ma sei proprio sicuro? Prova ad immaginare una persona con tanti soldi, ma senza risorse interne sviluppate. Una persona insicura, con tanti soldi, risorsa esterna, tanti soldi, risorsa interna, sfiducia, autostima bassa. Cosa farà con tutti quei soldi? Si comprerà un macchinone per farsi sentire dagli altri, farsi vedere più sicuro, e farà uno sperperamento, ti garantisco, molto rapido di quei soldi. Li sprecherà tutti, li perderà e non saprà più come recuperarli. Invece immagina una persona che ha imparato a sviluppare il suo potenziale, che ha delle risorse interne pazzesche, ha coraggio, autodisciplina, determinazione, sicurezza, amore incondizionato e riesce a generare tutto questo.
potrà fare tanti soldi, ma potrà fare nel tempo, anche perché la vera soddisfazione non arriva dai soldi, non arriva dai successi materiali, no, non arriva da questo, ma arriva dalla persona che diventi nel raggiungere tutto questo. La vera soddisfazione arriva proprio da qui, dalla persona che diventi ogni giorno della tua vita, durante le sfide che incontri nella tua vita. E allora ci sono tre consapevolezze che devi imparare adesso che ti permetteranno di essere libero. Tre decisioni che puoi prendere. La prima è capire come raggiungere i tuoi obiettivi. Devi avere una vita con degli obiettivi ben precisi e ci sono dei protocolli per decidere questi obiettivi. Perché una vita senza scopo, una vita senza obiettivi non merita di essere vissuta. Non merita di essere vissuta. Infatti tante persone che vanno in pensione cosa fanno? Muoiono molto presto. Perché? Perché non hanno più uno scopo lavorativo. E allora vanno in depressione e piano piano si lasciano morire. Tu devi avere uno scopo per la tua vita e se adesso non ce l'hai perché sei confuso, dobbiamo trovarlo insieme. E ti dirò come fare, dal sogno al successo. Perché ti meriti una vita con uno scopo bello da vivere. Uno scopo che ti renda felice, di svegliarti la mattina, di andare al lavoro con energia, con passione, con entusiasmo. Ti meriti tutto questo, condividi con me che te lo meriti. Mettiti una mano sul cuore, senti l'energia del tuo cuore e chiediti, me lo merito davvero? Sono sicuro che il tuo cuore ti dirà di sì, perché è la verità e tu lo sai profondamente. Magari provi a raccontartela perché sei stato deluso nella tua vita, perché magari a volte ci hai provato e hai fallito, o perché magari ti hanno giudicato tanto e adesso hai paura di nuovi giudizi, giudizi negativi. Ma lo sai che cosa ti dico? Il cuore se ne infischia di tutto questo. Il cuore se ne sbatte perché il cuore fa il tifo per te. Il cuore vuole il tuo bene, il cuore vuole la tua svolta. Il cuore vuole che tu viva felice. Allora decidi cosa è importante davvero per te, non per la tua mente, ma per il tuo cuore, per le persone che ami. E tu ti meriti tutto questo, perché diventando un esempio per te stesso sarai un esempio anche per gli altri. E allora devi imparare come posso raggiungere maggiori obiettivi nella mia vita, come posso generare maggiore energia, come posso frustare il mio tempo, riuscendo a dare le giuste priorità, essendo consapevole delle decisioni che prendo. Perché è uno schema da seguire, perché è un protocollo adesso, un protocollo per definire obiettivi e per definire soprattutto un piano d'azione per raggiungere quegli obiettivi. La seconda è comunicare, comunicare e vendere. Devi imparare a comunicare e vendere in modo efficace, devi venderti. Vuoi andare a fare un colloquio di lavoro? Se non ti sai vendere, se non sai entrare in empatia con chi ti sta selezionando, non riuscirai. E con chi te la prenderai? Con la sfiga, con i raccomandati. Ma in realtà potevi sviluppare qualcosa che dipendeva solo da te. I raccomandati dipendono da te? Assolutamente no. Vuoi cambiare il mondo? Provaci. Ma fallo diventare la tua ragione di vita. Fai diventare quello il tuo scopo. Oppure puoi dire, ma di cosa voglio occuparmi? Dei raccomandati, dell'ingiustizia del mondo o di me stesso prima di tutto? In aereo ti dicono che la mascherina la devi mettere tu prima. Poi la metti a tuo figlio. Poi la metti a tua moglie, a tuo marito, ma prima mettitela tu. Mettitela tu. E impara a comunicare in modo efficace. Anche per comunicare in modo efficace con le persone che ami, risolvere i conflitti. Quanto vale vivere una relazione serena, anche se è un lavoro, se sei un imprenditore, un libero professionista, un networker, o anche se sei dipendente, se fai il dipendente. Quanto vale tornare a casa e avere una relazione sana, che ti fa stare felice, una persona con cui sai collaborare, una persona con cui sei complice nei tuoi obiettivi. Per con cui è un progetto insieme. Quanto vale imparare a comunicare con i propri figli? Quanto vale imparare a comunicare con i propri collaboratori? Con i propri compagni a scuola, se in questo momento vai a scuola, all'università? Quanto vale avere delle amicizie più vere, più sane? Dove riesci ad avere un impatto su quelle persone, ad essere una persona ispirante, una persona che riesce ad essere persuasiva, che riesce a convincere gli altri della persona straordinaria che è. Per generare nuove opportunità nella tua vita e in quella degli altri. E poi dobbiamo sviluppare un altro pilastro, che è la capacità di essere soddisfatti. Perché tu puoi ottenere vita pazzesca, straordinaria, super felice sotto il punto di vista degli obiettivi raggiunti, ma se non sei felice dentro, se non riesci ad essere profondamente soddisfatto di quello che fai, sarà tutto buttato all'aria, sarà tutto inutile. Perché il successo senza reale soddisfazione è un grandissimo fallimento, condividi con me. Il successo, se poi non sei veramente soddisfatto, ma che successo è?
Essere di successo non significa possedere tanto. Essere di successo, ascolta bene, significa essere tanto. Essere di successo. Perché ciò che hai te lo potranno sempre portare via. Potrà arrivare qualcuno a portartelo via. Ma ciò che sei, ciò che diventi, quello non te lo potrà mai togliere nessuno. 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 È la cosa più bella che puoi realizzare nella tua vita, te stesso, lavorare su di te. C'è solo una cosa da fare adesso. La cosa più importante che ti muoverà, che ti spingerà, che ti lancerà verso una nuova vita. Prendere una decisione. Decidere. Pensaci, nella tua vita. I cambiamenti più importanti, le svolte più importanti, le cose più determinanti, sia in positivo sia in negativo, sono arrivate a seguito di una decisione. Le decisioni determinano il tuo destino. La persona che sei oggi è proprio quella persona perché ha preso delle decisioni, che l'hanno portata ad essere ciò che è. E adesso non è il momento di recriminare, di avere risentimento, di avere rabbia, rancore verso il passato e le decisioni prese. Perché anche una decisione non presa per paura, sai benissimo che è stata una decisione presa, vero? Perché anche una non decisione è una grande decisione. Ti invito a fare una riflessione. Una frase che conosciamo tutti, ma che a volte ci dimentichiamo. Una frase del grande Einstein. Se continui a fare quello che hai sempre fatto, otterrai gli stessi risultati. E non cambiare, fare le stesse cose e aspettarsi risultati diversi. Significa essere pazzi. Questo diceva Einstein. Allora ti dico cosa vuoi fare della tua vita? Vuoi decidere per te o non vuoi decidere? Vuoi iniziare a sentire nelle tue mani il timone della tua vita oppure no? Vuoi sentire che sei totalmente in pieno controllo della tua vita oppure no? Dipende da quale millimetro vuoi fare adesso. Vuoi decidere di spostare questa lancetta oppure no? Vuoi spostarti di un millimetro a sinistra, a destra oppure. Sei tu che hai in mano il tuo destino in questo momento. Sei tu che puoi scegliere che vita vivere d'ora in poi. Non ti dico che sarà facile, ma ti dico che sarà stupendo. Ti dico che sarà un viaggio bellissimo. Ti dico che quando ho capito. Se dare ancora spazio alle tue convinzioni limitanti o se prendere in mano la tua vita. Se è un click di distanza adesso, perché ti sto per presentare un'opportunità straordinaria. L'opportunità che abbiamo insieme di fare questo passo. L'opportunità che abbiamo insieme di dare una svolta. Ricordati questa frase: nell'autostrada di chi vuole svoltare non c'è traffico. Per quello sono qui. Per quello faccio questo lavoro, per quello ho questa passione, perché io ho ottenuto dei risultati pazzeschi nella mia vita. Straordinari, incredibili, che se me l'avessero detto 10 anni fa non ci avrei mai creduto. Ci credi? Non ci avrei mai creduto. Eppure ce l'ho fatta. Non è stato facile, ma ce l'ho fatta. Oggi vivo la vita dei miei sogni, sono libero, posso fare della mia vita quello che voglio. Ho le mie passioni. Posso sviluppare business, posso lanciare idee, progetti, ho tutte le competenze che mi servono per farlo. E ti posso dire una cosa, vivere con questa sensazione dentro è qualcosa di incredibile, è qualcosa di straordinario. E allora, dato che in questo momento vuoi prendere una decisione, ti do un consiglio. Lo vuoi un consiglio? Devi fare due cose. Prima cosa, mettiti nello stato d'animo migliore per prendere una decisione coraggiosa. Perché se prendi una decisione da uno stato d'animo di bassa frequenza, dove non credi in te stesso, dove non hai, seconda cosa, aspettative a lungo termine per la tua vita e non credi che le cose possano davvero cambiare, che decisione prenderai? Una decisione negativa. Una decisione che è sotto i tuoi standard.
Una decisione che non ti permetterà di vivere la vita dei tuoi sogni. Una decisione che ti farà rimanere come sei. E sai qual è la brutta notizia? Che se non decidi tu, la vita deciderà per te. Solamente che le sue decisioni, purtroppo, non ti piaceranno. Perché quando la vita decide per noi, ci sentiamo ingolfati, ci sentiamo rammaricati. Perché un conto è decidere e sbagliare, ma so che ho deciso io. Un conto è quando la vita ti porta il conto di alcune decisioni che tu non hai avuto il coraggio di prendere. Condividi con me che è tutta un'altra vita. E allora mettiti nello stato d'animo migliore, ascolta il tuo cuore, scaccia via il tuo tornatriste, la tua voce che ti vuole limitare, le tue convinzioni limitanti. E decidi cosa è davvero importante per te. A Parma, dal 12 al 15 marzo, farò la settima edizione di Dal sogno al successo. È un evento di 4 giorni. 4 giorni, perché servono 4 giorni? Perché in 4 giorni andiamo in profondità. In 4 giorni riesco a creare in te l'emotività giusta, a metterti nello stato d'animo giusto, per scardinare quelle convinzioni. Adesso alcune dovrai scardinarle tu. Tutte le altre ci penso io insieme a te dal sogno al successo. In quei 4 giorni pieni di emozioni, dove farai cose che non hai mai fatto nella tua vita, esercizi illuminanti che risveglieranno in te una voglia di vivere pazzesca, una voglia di vivere pazzesca, qualcosa di incredibile che oggi non puoi nemmeno immaginare, te lo garantisco, non puoi nemmeno immaginare l'energia che sentirai a dal sogno al successo. Prendi una decisione adesso perché questa per te può essere l'opportunità, può essere quel millimetro, quel varco che avrà cambiato per sempre la tua vita. Parleremo delle 5P, il potenziale, come gestire il potenziale della tua mente, come accedere alla forza, all'energia, al coraggio del tuo cuore attraverso delle meditazioni pazzesche che faremo insieme e che ti faranno piangere, ti faranno emozionare, ti faranno urlare, faranno uscire fuori il meglio di te. Prenderai decisioni importanti in quello stato d'animo, di coraggio, di forza, di sicurezza. Lavoreremo sulla persuasione. La persuasione. Imparerai a comunicare quali sono tutti i trick per essere più empatici con gli altri e risolvere conflitti. Conflitti che magari ti hanno fatto soffrire per tanto tempo. Quanto è importante questo? Quanto è importante riuscire a vivere i propri parenti, le persone che ami in modo più sereno. Per donare amore incondizionato. Quanto è importante sviluppare la produttività, saper raggiungere i propri obiettivi. Quanto è importante diventare persone più consapevoli anche sotto il punto di vista del marketing, del posizionamento, anche se oggi fai il dipendente. O se sei un networker, un libero professionista, un imprenditore, devi assolutamente capire come posizionarti nel mercato, come sviluppare le tue caratteristiche differenzianti. Come venderti? Quali sono le strategie migliori per lasciare un segno là fuori, per aiutare, grazie al tuo messaggio, ai tuoi prodotti, ai tuoi servizi, più persone possibili, per creare benessere nella tua vita e soprattutto nella loro vita? Faremo tutto questo in un'atmosfera pazzesca, dove finalmente potrai aprirti, potrai sentirti libero di raccontarti, di renderti anche un pochino vulnerabile, perché sarai in un luogo protetto, un luogo fatto d'amore. Dove ci saranno persone che come te vogliono svoltare. Infatti questa è una cosa pazzesca. Conoscerai persone straordinarie. Non sarò solo io, ma saranno anche tutte le persone che conoscerai lì ad aiutarti nel tuo percorso di svolta. Conoscerai persone che diventeranno i tuoi migliori amici. Persone che come te non se la raccontano, che come te hanno uno scopo, che come te vogliono amare incondizionatamente, che come te stanno strutturando nuove competenze. E tutto questo è pazzesco perché oggi i miei migliori amici sono persone che ho conosciuto ai corsi, proprio come farai tu. E questa cosa mi emoziona tantissimo perché questi eventi mi hanno donato persone straordinarie che mi hanno aiutato a cambiare la mia vita, a risolvere problemi grandissimi per me e la mia famiglia. Io ti aspetto a Dal Sogno al Successo. Vai su dalsognoalsuccesso.com perché siamo in prelancio. Iscriviti adesso. Prendi una decisione, mettiti nello stato d'animo giusto per dare una svolta e dai inizio alla tua nuova vita. Facendo una serie di click adesso, puoi veramente, veramente, venendo a quell'evento, iniziare la tua svolta, prendere in mano la tua vita e farla diventare ciò che hai sempre desiderato. Io ti aspetto in aula.
E ricordati che adesso spetta a te. Adesso spetta a te. Prendi una decisione. Decidi di cambiare, definitivamente, adesso.